L'opera dei Cetra presenta Turandot, ovvero Indovina chi viene a Cina, da un'idea di Renato Simoni. Nella parte di Turandot, Lucia Mannucci. Il consigliere Ping, Felice Chiusano. Il consigliere Pong, Virgilio Savona. E con la partecipazione straordinaria di Tata Giacobetti nella parte di Calef, il principe ignoto. A Pechino, 10, 20, massimo 30 secoli fa. Nella mitica Cina vive lieta e serena una principessina. Nella reggia assai vasta non gioca a bridge né a canasta, fa però l'enigmista. E la funge da sfinge al meschino che giunge, fa girare la meninge con domande rompicapo. Indovina totambò, questa strana principessa è sua maestà Turandot. La gente che accorre, concorre, si spreme, si prova a fornir la risposta. Se vince bellezza si sposa sua altezza, se perde si gioca alla testa. Al gioco partecipa pure il gran boia nel ruolo di addetta al controllo. Un gioco balzano che in buon italiano chiamare si può rischiacollo. Consigliere Ping. Altezza, hai sbagliato, sono il consigliere Pong. Ping, sono io. È vero, vi scambio sempre voi due. Per forza, altezza imperiale. Quelli gialli come noi e sono tanti, si somigliano davvero tutti quanti. Facciano le stesse mosse, le facce son le stesse. Abbiamo l'occhio uguale, abbiamo tutti uguale pure il codin. E tutti credi che quello è Pong e invece è Ping. Sentitemi un po', stasera ho voglia di far le charade. Com'è che nessun concorrente si vede? Chiamate Londra, Berlino, Biarritz, Sacundaz, Sacundiz, voglio gente per i quiz. O mia Turandot, finché continui a tagliare la testa a chi non fornisce l'esatta risposta. Da Londra, Berlino, da Roma, Biarritz, Sacundaz, Sacundiz, più nessuno viene al quiz. Vengo io! Chi è costui? Presento il primo concorrente della serata. Il principe ignoto di ignota località. Un bel applauso al nostro concorrente. Per quale motivo ti presenti alla mia gara? Se stasera sono al quiz è perché ti voglio bene. Come vedi ho un preciso perché. Sono pazzo di te. Io non ti conosco, io non so chi sei, ma se lo richiedi ti propongo i quiz miei. Consigliere Pong! Sono Ping, maestà! Ah, non importa. Accompagna il concorrente in cabina. Accompagna. Prego, si accomodi. Quale busta scegli? Dunque, la busta numero uno. Numero uno. C'è da indovinare un personaggio. Ai baffi parla sigulo, seppure vero sigulo non è. E sta sempre al microfono parlando con una piccola bebè. Dichiara che il telefono che quando un altro chiama fa tutù. Con lui si mette a piangere, singhiozza e si dispera sempre più. E se dirà la piccola guadagno che la mamma sta nel bagno e la doccia sta a fa. Lui piange, questo pianto tu lo devi indovinare. È Domenico Modugno. Ma come hai fatto? Era un quesito un po' difficilotto. Lo so, ma io sono stato a rischio a tutto, anzi ne fui campione. Ora ti sposo, me l'hai promesso. Te lo credevi, povero fesso.
Principessa, ma è il regolamento. Eh sì. Che faccia reclamo alla TV. Ah sì? In tal caso lancerò ora la mia sfida. Se entro domani all'alba sarai in grado di conoscere la mia identità, potrai tagliarmi la testa. Altrimenti dovrai sposarmi. Addio, ciao, bye bye, arrivederci. Buongiorno. 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 Vita, la vita di questo ribelle, io gli devo da fare la pelle, sia si chiami Pasquale, sia si chiami Michele. Forse Enrico, Gianrico, Ludovico, chissà Federico, senza escludere il caso. Che caso? Che si chiami Gervaso. Devo conoscere quel nome, sbrigati, Pong. Maestà, sono Ping. Non importa, non mi importa del come, ma mi serve il suo nome. Maestà, frugamo i monti e le colline, chiedemmo anche all'ufficio informazioni, chiedemmo anche all'anagrafe e alle guardie di città, ma non scoprimmo la sua identità. E chi sarà? Chi sarà? Oh, chi sarà? Chi sarà questo straniero? Chi sarà? Alle tasse lo sapranno? Non lo sanno manco là. Vuoi vedere che sarà un'autorità? Giunse l'alba, maestà. Sapete dunque il mio nome? No. Ebbene, Sakundif, Sakundef porta il nome di Calef. Calef. Ah, ingenuo Calef. Hai perduto. L'alba non è ancora spuntata. Ma sono le 6. E io questa mattina ho istituito l'ora legale. Il gallo? E il gallo è legale anche quello. Il gallo è legale anche quello. Ti farò tagliare la testa, Ping. No, sono Pong. Non importa. Si faccia entrare il boia. Il boia. Va bene, principessa, fa pure entrare il boia. Io morirò con gioia, poiché mi uccidi tu. Tu parli come un pazzo, ma cosa dici mai? Io te voglio ben assai, felice morirò. Cos'hai che avviene in me? Non so. Altezza imperiale? Sì, Pong. Ah, sono Ping! E ti presento il secondo personaggio della serata, il boia Louis Chalfon di Canton. Si faccia un bel applauso al nostro carnefice. No, il boia non serve più. Il principe Calef sarà il mio sposo. Ora ti dico così. Ti amo. Questo vuol dire che ci sposiamo. Prenderò con le mie mani le tue. Come sono innamorati quei due. Nella mitica Cina vive lieta e serena una principessina che non è più sola, ma si sposò con Tambot, con il principe.